estrema sintesi, la mondializzazione capitalistica potrebbe essere definita attraverso tre punti fondamentali che ne caratterizzano l'essenza. In primo luogo, la mondializzazione capitalistica segna il superamento della vecchia forma Stato nazionale. Da questo punto di vista, dopo il 1989, la mondializzazione capitalistica può dirsi in fase di compimento, nella misura in cui svuota di senso l'esperienza dello Ius Publicum Europeum, come lo chiama Carl Schmitt, cioè l'esperienza degli stati sovrani nazionali con primato della politica sull'economia. La mondializzazione è, da questo punto di vista, l'esodo dalla modernità politica. Per la prima volta essere sovrano non è più lo Stato, con primato della politica sull'economia, bensì il mercato stesso, l'economia, che diventa il superiore non reconnaissance, per usare la formula impiegata da Baudin in riferimento allo Stato. Oggi è infatti l'economia la sola realtà sovrana che impone i propri diktat agli stati ancora esistenti e riformulati come semplici espressioni del mercato e della sua logica. Aveva ragione Foucault quando diceva, nel suo corso sulla nascita della biopolitica, verrà un tempo in cui non si governerà più il mercato, ma si governerà per il mercato. La mondializzazione capitalistica, dunque, da questo punto di vista, corrisponde alla desovranizzazione e alla spoliticizzazione dell'economia e dunque allo svuotamento di senso delle realtà sovrane nazionali sostituite dal mercato unico planetario sovrano e transnazionale. In secondo luogo, in maniera convergente, la mondializzazione capitalistica corrisponde all'unificazione reale del mondo sotto il primato della forma merce, o se preferiamo corrisponde alla sussunzione integrale e totale del mondo sotto l'economia, all'economicizzazione completa dell'esistente e del pensiero, del reale e del simbolico. La mondializzazione impone la forma merce e l'economicizzazione della vita come uniche risorse di senso. Crea la riduzione del mondo a piano liscio per lo scorrimento illimitato delle merci e degli esseri umani ridotti al rango di merce. E per ciò stesso va a destrutturare ogni forma in grado di resistere. Destruttura quindi gli stati sovrani nazionali, i confini, le barriere, i luoghi in cui ancora la comunità democratica possa sovranamente decidere in luogo dei mercati. E poi a livello simbolico, per imporre la forma merce, distrugge la pluralità culturale, la pluralità linguistica, per imporre ancora una volta il profilo unico, l'unico modello consentito, dell'individuo sradicato, unisex, amorfo, anglofono, senza identità, senza radicamento storico, senza prospettiva futura. Per dirla con Heidegger, costringe il Dasein, l'esserci, ad abbassarsi al rango delle cose, che non esistono ma semplicemente sono, non hanno radicamento passato né prospettiva futura. Per questo la mondializzazione è eterofoba, odia le alterità, vuole vedere ovunque il medesimo, merci, finanza, scorrimento di merci e persone, e per questo la mondializzazione dissolve le pluralità, odia ogni forma di pluralità, è, come dicevo poc'anzi, eterofoba. In terzo luogo, la mondializzazione corrisponde, dopo il 1989, al trionfo del signore sul servo, al trionfo dei dominanti sui dominati e quindi al riconfigurarsi su scala planetaria della tradizionale lotta di classe. La mondializzazione è vantaggiosa soltanto per il signore dominante, che può giovarsi di essa utilizzando due leve. In primo luogo la delocalizzazione, ossia lo spostamento della produzione ove sia più conveniente per il signore stesso, in ragione degli scarsi diritti sociali presenti o spesso addirittura inesistenti. In secondo luogo, la seconda leva è l'immigrazione di massa, un'arma nello strumento dominante della lotta di classe nelle mani dei capitalisti, dell'élite finanziaria, che, favorendo la deportazione di massa di esseri umani nei paesi occidentali, ha un immenso esercito industriale, per dirla con Marx, di schiavi a basso prezzo, sempre ricattabili, sfruttabili, senza coscienza oppositiva, senza diritti, da sfruttare illimitatamente e di più da utilizzare come leve per concorrere verso il ribasso con i lavoratori occidentali, frutto di una coscienza di classe, di un'opposizione, di una conflittualità di diritti sociali. L'immigrazione serve dunque a fornire nuovo sangue al vampiro capitalistico e insieme ad abbassare il costo della forza lavoro nei paesi occidentali, perché ciò che il migrante fa a 2 euro all'ora, l'autoctono
frutto di una coscienza di classe, di un'opposizione ragionata, fa per 10 euro all'ora e quindi deve concorrere al ribasso con l'immigrato e si abbassa il costo della forza lavoro. Cioè l'immigrazione non è vantaggiosa né per i migranti, nuovi schiavi deportati, né per i lavoratori che vedono il loro salario abbassarsi in ragione della concorrenza, è vantaggiosa solo per i signori mondialisti dell'elite classista finanziaria, che utilizza l'immigrazione come strumento nella lotta di classe. L'elite finanziaria oggi gestisce la mondializzazione per queste tre ragioni, a cui se ne potrebbero aggiungere altre. Per questo oggi occorre reagire alla mondializzazione e non assecondarla. Per questo è nell'interesse del servo precarizzato e dominato oggi contrapporsi alla mondializzazione, giacché essa favorisce e sviluppa solo l'interesse dell'elite dominante. Deglobalizzazione deve diventare la parola chiave della massa precarizzata e dominata, proprio come un tempo, al tempo del colonialismo, doveva diventare parola d'ordine dei dominati la parola decolonizzazione. Questa è la logica in cui ci troviamo, occorre rimappare, ricartografare il reale con nuove categorie, di modo che possa riverticalizzarsi il conflitto e le masse precarizzate possano acquisire coscienza della loro reale posizione e dei loro obiettivi interessi.